Ciao ragazzi, siamo Giorgio, Pietro e Pietro, in arte Murri e Giampitec. Ah, sai il tuo nome, perfetto. Sì, grazie. Siamo qua ragazzi per parlarvi un po' di questa iniziativa che va avanti ormai da un sacco di anni, però che quest'anno ci vede protagonisti in prima persona, possiamo dire, in quanto siamo stati invitati a prender parte e fare anche un piccolo intervento sul palco, il che ci rende molto orgogliosi, alla manifestazione del 23 maggio che si terrà a Piazza Maggiore. Continuo io. Questa manifestazione, ragazzi, va avanti da parecchi anni e ormai siamo arrivati ad un livello veramente molto molto importante per la città di Palermo. Infatti quest'anno ci saranno qualcosa come 10.000 persone a livello di partecipanti. E ci è stato chiesto appunto di parlare un po' della manifestazione, di cosa rappresenta per noi e di come la viviamo noi, sia da palermitani che in questo caso da youtuber. Fino ad ora abbiamo partecipato in maniera, tra virgolette, passiva, anche se nessuno partecipa in realtà passivamente a questa manifestazione, cioè andando al corteo con la scuola quando andavamo a scuola e poi continuando con amici e parenti una volta usciti dalle superiori. Quest'anno invece abbiamo un ruolo abbastanza importante, cioè quello di rappresentare il mondo degli youtuber e anche il mondo dei ragazzi che lavorano online, che si impegnano anche nel sociale, tra virgolette. E perché questa manifestazione è importante soprattutto per noi siciliani? È importante per noi siciliani ovviamente per commemorare la strage di Capaci, quindi l'evento del 23 maggio, e soprattutto perché per noi palermitani, oltre ad essere appunto un evento importante, è un momento di festa, perché ci divertiamo appunto essendo a Piazza Maggiore. Ci saranno molti stand creativi e non che stand delle forze dell'ordine, appunto ci sarà anche un palco dove intratterremo appunto tutte le persone che verranno quest'anno. Più che altro il messaggio che vogliamo passare quest'anno speriamo che sia per questo che ci abbiano chiamato, è che oltre ad essere un momento di aggregazione e di memoria, è soprattutto un momento di festa, perché appunto ci saranno un sacco di laboratori in cui i ragazzi potranno disegnare, creare degli striscioni che poi verranno esposti durante il corteo, e sarà anche un momento di spettacolo. Infatti ci saranno un sacco di ospiti che come noi hanno accettato di partecipare a questo evento. Dunque non ci resta altro che invitarvi a partecipare il 23 maggio, vi aspettiamo numerosissimi a Piazza Maggiore e poi ovviamente al corteo. Ovviamente. Ciao! Ciao, ci ciao, vediamo! Ci vediamo.